Eccomi qua a parlarvi di nuovo di libri assai interessanti. Questo è di recentissima uscita, scritto da Alessandro Masi, Vita maledetta di Benvenuto Cellini, pubblicato da Neri Pozza. Come vedete in copertina c'è il bellissimo autoritratto di Cellini. E sì, perché dovete sapere che Cellini non solo era un eccellente orafo, ma fu anche un abile disegnatore, un musicista addirittura e fino anche scrittore. Proprio Cellini scrisse la propria autobiografia e è una delle più intense che si trova nella storia dell'arte. Ovviamente in questa autobiografia ci sono delle invenzioni che fece lui stesso per ingigantire un po' il suo mito. Invece ci sono altri fatti raccontati molto attendibili. Ebbene, in questa biografia della vita maledetta perché lo stesso artista definiva la sua esistenza così, fra colpi di scena incredibili e fino anche omicidi. E poi ci sono per esempio il suo imprigionamento in Castel Sant'Angelo, partecipò al sacco di Roma, ovviamente dalla parte avversa degli invasori, e molte altre vicende. In questo libro Masi ripercorre tutta l'esistenza del Cellini ripartendo proprio dalla sua autobiografia e ripercorrendone i tratti salienti, aggiustando qual è il tiro sulle cose che proprio il Cellini, per autocelebrarsi, esagerò un tantino. Fino al momento ho letto circa metà libro e mi è piaciuto molto, devo dire la verità. Adesso lo finisco di leggere, poi nei prossimi giorni vi proporrò sulla pagina la recensione completa, così avrete modo di vederla anche voi. Vita maledetta del Cellini, imperdibile.